Perfetto, 6 mesi dal suo insediamento. Ci avviciniamo alle festività natalizie, alla fine dell'anno. Un bilancio e un augurio per la comunità. Beh, intanto un'esperienza straordinaria, bellissima, profonda, come dire, avvertita, sentita per un uomo delle istituzioni che si prefigge l'obiettivo di essere utile alla collettività che rappresenta. Il mio è un privilegio, il mio è un onore, quello di servire questa comunità. E naturalmente non nascondo le difficoltà di un incarico delicato, difficile, in un territorio che presenta delle complessità, delle situazioni sicuramente che meritano la dovuta attenzione. Però ci terrei a dire che tutti gli enti istituzionali che insistono sul territorio e che forniscono la loro attività in questa terra sono uniti, profondamente uniti da un comune intento, quello di migliorare naturalmente la vita dei nostri concittadini. Migliorarla attraverso naturalmente gli strumenti che la legge fornisce per garantire maggiore sicurezza, maggiore attenzione per i problemi della gente. Non dimentico che in questa scala gerarchica delle priorità ci deve essere spazio assolutamente per i più deboli, per i più fragili, per i più poveri. Istituzioni che non avvertono naturalmente questa priorità, insomma, fanno fatica a funzionare e ad acquisire la fiducia dei cittadini. E poi la grande soddisfazione di aver trovato dei partner straordinari nel portare avanti queste iniziative. Alcuni sono compagni di lavoro, per cui le forze di polizia, intanto, a cui va il nostro perenne imperituro ringraziamento per tutti i sacrifici, per tutte le rinunce a cui si sottopongono e che dividono con noi i temi della sicurezza che sono diventati centrali rispetto naturalmente a tutto il panorama dei problemi che insistono e che avvolgono tutte le comunità del nostro paese. Poi gli altri enti istituzionali che a diverso titolo e con diverse responsabilità, con diversi ruoli, naturalmente forniscono questo contributo dagli enti pubblici come la Regione, l'amministrazione provinciale, l'amministrazione commissariata del Comune di Foggia, ma tutti gli altri enti. Mi piace ricordare qui l'Università che sta svolgendo un ruolo importante, centrale nella formazione. Quindi, preso atto di questo grande privilegio che mi è stato riconosciuto, che mi è stato anche probabilmente anche generosamente attribuito, vi è la volontà di essere all'altezza del compito che, ripeto, mi è stato conferito e quindi mi sento completamente avvolto nei problemi, nelle dinamiche di questa terra, che è una terra straordinaria, che ha delle risorse veramente incredibili e che deve però essere, come dire, messa nella condizione migliore per poter esprimere tutte le sue potenzialità. Quindi, in occasione del Natale, in cui bisogna fare delle riflessioni, e penso che il Natale sia la festa in cui bisogna fare queste riflessioni nel proprio animo, nella propria coscienza, nel proprio modo di essere, intanto rivolgo un affettuosissimo augurio a tutte le famiglie, alla cittadinanza di tutta la provincia di Foggia, perché questo momento difficile che noi stiamo attraversando, che il nostro paese sta attraversando, possa essere superato al più presto e quindi, insomma, che possiamo tirare un respiro di sollievo su temi molto molto delicati che riguardano la salute della nostra collettività. Un posto particolare vorrei, come dire, attribuirlo in questi auguri ai più giovani, ai ragazzi, perché veramente nei loro occhi dobbiamo leggere il futuro del nostro paese e quindi tutte le potenzialità che questi ragazzi sono in grado di esprimere. Io ne incontro tanti, insomma, in incontri,
Venerdì ne avremo un altro presso la prefettura, verrà una scolaresca qui per incontrare tutte le autorità, diciamo, che rappresentano la provincia. È un modo per avvertire vicino le istituzioni. Noi dobbiamo essere accanto ai nostri ragazzi, essere gli alfieri della loro tranquillità, della loro serenità. Dobbiamo infondere fiducia, dobbiamo infondere entusiasmo per le cose che fanno, per tutte naturalmente le buone intenzioni che gli stessi sono capaci di esprimere. Un pensiero poi è quello che dicevo in premessa, a quelli che in questo periodo stanno soffrendo, soffrono o per lo stato di indigenza oppure per delle malattie, e questo naturalmente dobbiamo affidarlo alle cure, insomma, di chi sta più in alto di noi, e sono sicuro che lui farà di tutto per fornire naturalmente uno sguardo tenero verso coloro che soffrono. Quindi veramente auguri di tutto cuore, auguri a voi e alla vostra emittente, che garantite un servizio pubblico e siete vicino a questa collettività. E sono sicuro che questo sarà un Natale straordinario, straordinario. Io lo auguro anche per me, me lo auguro a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, a tutta la collettività, perché si possa realizzare pure il 10% dei sogni che naturalmente ciascuno di noi custodisce nel cuore. Grazie per queste belle parole, è l'occasione per rivolgere anche noi a lei i nostri migliori auguri. Grazie.